La nascita di Gesù. Disegni di Michelangelo Pace a cura di Vincenzo Riccio dal sito www.fantasiaweb.it. Tanto tempo fa, in un paese lontano chiamato Betlemme, una mamma ed un papà cercavano una casa dove far nascere il loro bambino. Il papà era Giuseppe e la mamma aveva il nome di Maria. Girarono tanto, ma era notte e tutti gli alberghi erano chiusi. Il paese era vuoto, tutte le persone ormai dormivano e quando bussavano nessuno apriva. «Dove possiamo dormire?» chiedeva Giuseppe. «È restata solo una stalla vuota». Gira e gira finalmente trovarono una stalla. Indovinate un po', con un bue e un asinello. «Meno male», disse Giuseppe, «così, con il loro alito, ci riscalderanno un po'». Ma proprio quella notte, a mezzanotte, nacque un bel bambino, bello come tutti i bambini appena nati. Mamma Maria e papà Giuseppe lo chiamarono con il nome più conosciuto nel mondo, Gesù. Una stella gialla e con la coda si era fermata proprio sulla grotta. Era la stella cometa. La luce della stella era talmente splendente che tutti la potevano vedere. Subito le case aprirono le finestre, molte si affacciavano per vedere cosa fosse successo. Tanti uscirono per andare a vedere. «Guardate, una stella! Cosa sarà successo?» Tutti gridavano con gioia: «È nato Gesù, il bambino Gesù! Evviva! Alleluia! È nato Gesù!» La stella illuminava la strada come se fosse giorno. Pastori, contadini e contadine, donne di casa, andarono tutti a far visita a Gesù bambino, portando ognuno un piccolo dono. Quando arrivarono, videro il bambino Gesù. Dopo qualche giorno arrivarono i tre magi, Melchiorre, Baldassarre e Gasparre, che portarono tre regali, oro, incenso e mirra. Adesso, se vuoi, puoi stampare il racconto della nascita di Gesù e colorarlo.